bellissima piccola chiesetta romanica ai bordi del Po, che ha vissuto dei momenti di gloria verso il finale della Seconda Guerra Mondiale, in aprile del 45, perché qua ha visto delle truppe in ritirata e delle truppe che inseguivano. Di là dall'argine del Po erano pieni gli argini di mezzi militari abbandonati, relitti, elmetti e tutto il resto. Quindi tanti soldati hanno attraversato il Po con mezzi di fortuna, e questo qua è dal 1053 che è testimone di eventi storici. Dico bene o dico male? Dici bene. Ecco, quindi, i tedeschi ritirata, gli americani e gli inglesi che arrivavano. Quindi noi anche qua abbiamo vissuto un piccolo attimo di storia che parte dal 1053 e arriva al 2023. Ecco, guardiamo te. Quindi, scusate se è poco. Si avvicini pure all'arco romanico. L'arco romanico è una piccola, stupenda parte dell'architettura romanica. L'ampiezza del campanile per questa località eccezionale. E oserei dire che è un peccato che una chiesa così si chiuda, perché qua io avrei sposato molto volentieri una gran troia. Cos'è che avrebbe... Mi sarei congiunto in vicolo, nel sacro vincolo del matrimonio, con una gran troia che naturalmente io avrei cornificato dopo qualche giorno, mentre lei mi avrebbe cornificato forse dopo qualche ora, quando io, unto e bisunto delle cerimonie del passato e del presente, mangiando e bevendo, lei si sarebbe concessa, perché no, anche al padre officiante, siamo sempre lì, oppure al testimone, oppure al primo mandrillo che lei avrebbe trovato al di fuori della chiesa. Ecco, non hai specificato il nome del paese in cui siamo. Il nome del paese in cui siamo? È Felonica. È Felonica. Provincia di? Provincia di Mantova, vicino al ridente paese di Sermide, dove io oggi ho portato il pick-up a fare una piccola riparazione. Dopo questo attimo di storia, cosa vi devo dire? Non ci hai detto il nome dell'officina. E l'officina è l'officina di Luppi a Sermide, detto il Cowboy. E sul cancello cosa? E sul cancello, ben piazzato, che mio cugino l'ha fotografato, figura un triangolo di terreni minati reduce dall'Africa, ai confini con la Tunisia.